È semplice. Un terzo di ottimo gin. Due terzi di tonica. Del ghiaccio. Cazzo. So solo che rientrata a Milano dopo un viaggio in barca a vela ho effettuato il bonifico più grosso di tutta la mia vita. E ho comprato una barca. Non questa. Questa. Il mio commercialista era entusiasta. Ma che cazzo stai dicendo? Per un terzo l'ho fatto perché era un mio sogno nel cassetto che prima o poi avrei voluto realizzare. E il gin tonic mi aiuta sempre a prendere le decisioni migliori della mia vita. Per due terzi perché il nome della barca è Pampero. E porca puttana, è il nome più figo che ho sentito in tutta la mia esistenza per una barca. E forse sono anche impulsivo. Mi chiamo Emalloru, se ti vado a genio puoi chiamarmi Ema. In questa storiella vorrei parlarvi di vita, di morte, di tempo, rimpianti. Un po' però mi cascano le palle ricordandomi che buona parte di chi guarda sta seduto sulla tazza del cesso. Bene, andiamo con ordine così in questo quarto d'ora arriviamo al punto e non ci perdiamo in chiacchiere. Ho preso un volo e sono andato in Puglia. Solo che questa non è la storia di un viaggio. Forse sì, ma un viaggio che ti fai più con la testa, capisci me? Da quando chiacchiero col mio psicologo mi sento come se stessi disfando quello che ho nella capoccia per dargli nuovamente ordine. Figo, solo che nella parte in cui disfi è figo meno. Quindi lui, lo psicologo, il doc, tira fuori sta domanda. Ma se la tua vita fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe? Sono sta roba a farmi fare viaggi, ve l'ho detto. E poi pensa che culo, la seduta la stiamo facendo passeggiando al cimitero. Questo sta fuori come un balcone, dovrebbe aggiustare gli altri. Prima diamo un po' di contesto. Vivo a Milano da un po' di anni. Per campare faccio video. Anzi, per campare, se devo essere sincero, ho fatto una società dove ho messo come socio Gigi, che inizialmente mi faceva da manager. Adesso invece controlla la mia vita e decide quando è il caso di farmi fare le marchette. Cerco di riempire la mia vita con cose che tecnicamente dovrebbero farmi bene anche mentalmente, tipo lo sport. Faccio surf, con scarsi risultati. Paracadutismo, con scarsi risultati. Ogni tanto provo a far colpo su qualche ragazza, con scarsi risultati. Ma se la tua vita fosse un viaggio? Ora, sulla frase del doc, che tipo di viaggio sarebbe? In questo periodo della mia vita mi sento come se fossi in mare aperto e stessi navigando a vista. La rotta invece... ci capissi qualcosa. Poi dobbiamo capire dove andiamo, quello è. È importante sapere dove andiamo. No, non è importante sapere dove andiamo. No, non è importante sapere dove andiamo. Comunque lui è Francesco Sena. È uno dei più talentuosi apneisti in circolazione. E soprattutto è un velista con le palle. Qui ha attraversato l'oceano dove per due settimane ha pisciato in una bottiglia. Questo fra fatelo scrivere sulla lapide che fa ridere. Insieme a Jack, il suo compagno di viaggio, e Peperita, la sua imbarcazione. Mi hanno invitato con loro per andare in Grecia a trovare la mia prima barca. Che avventura. Ognuno di noi sta navigando in questo viaggio chiamato vita. C'è chi lo fa su una zattera, su una barca a motore, su una barca a vela, su un traghetto. E non si naviga solo per navigare. Navighi magari con un obiettivo, tipo pescare, scoprire nuove terre o andare a cercare in Grecia imbarcazioni da rimettere in sesto. Sento che tutti hanno un obiettivo. Però io invece sto andando a cazzo. Questa seduta allo psicologo sta servendo proprio. Questa si chiama drizza, è la drizza che issa la randa. Okay. Quindi dobbiamo cazzare questa e più la cazziamo e la randa sale. Francesco okay. Mi parlava tecnico, io non ci capivo una mazza. Se tu vincessi una lotteria per la quale ogni giorno a mezzanotte sul tuo conto corrente venissero accreditati 86.400 euro. Ogni notte, a mezzanotte. Porca troia. Però vedi, se poi tu non li spendi tutti entro la mezzanotte il giorno dopo, quelli che avanzi ti vengono portati via. Però te ne ridanno altri 86.400. Grande storia. Sono convinto che comunque tu ogni giorno cercheresti di lavorare per non lasciare neanche un centesimo in quel conto lì, per non sprecare nulla. Magari li regaleresti. Però vedi, noi siamo molto più fortunati di questo. Perché ogni giorno a mezzanotte sul conto corrente della tua vita vengono accreditati 86.400 secondi. Fosse denaro non lo sprecheresti, siccome è tempo e pensiamo che il tempo sia gratis, allora lo sbattiamo via. E invece non deve essere così. Per me venire al cimitero è un modo per ricordarmi questo, no? Il grande dono, la grande fortuna che abbiamo. Cioè la verità è che non c'è tempo.
qualcuno mi dice, vabbè, ma pensare ogni giorno alla morte è una roba ossessiva, è una roba macabra, no? È una roba esagerata. Invece io credo che sia molto ingenuo non pensare mai alla morte. Il viaggio continua, non è successo una minchia. Abbiamo pescato, mangiato. Mangiato di nuovo. Dato che va forte con l'apnea, voleva darmi due lezioni. Ma manca a dirlo. Mi sono strappato qualcosa mentre mettevo la muta. Che vi devo dire? Cosa? Guarda, ti regalo una cosa allora. È una cosa che porto sempre con me. E che a me aiuta molto fare questo. Ed è una moneta. E io la tengo sempre in tasca, questa moneta. Perché? Perché quando metto le mani in tasca, la incontro, la tocco. E questa cosa mi ricorda che io devo vivere e non devo sprecare questi 86.400 secondi. 500 metri. Poi siamo andati al deposito di barche abbandonate. Tutto bello, peccato che erano distrutte. Il capo del deposito voleva un sacco di soldi di arretrati per tirarle via. Quindi le soluzioni erano: rubare una barca in piena notte, trainarla per 120 miglia fino all'Italia, e se ci va di culo la facciamo franca con la guardia costiera in Grecia. E non sarebbe stato male, visto che se scrivi debito su Google i primi risultati sono debito pubblico Grecia. Evidentemente le carceri non stanno messe tanto bene. L'alternativa invece era tornarsene a Milano e non fare un cazzo di niente. Secondo voi cosa avremmo potuto fare? Un cazzo di niente, esatto, siamo tornati a casa. Guarda, questa riga, questa riga, ok? Questo è il punto zero, ok? Questo è il giorno in cui sei nato. Ora qua ci scriviamo un numero. A che età, Emma, pensi che morirai? Tu non so che vita conduci, se fumi, se fai sport, se mangi sano, se mangi solo porcate, se ti alleni, alla luce delle abitudini... 80. 80, ok. E adesso posizioniamo te, quanti anni c'hai oggi? 30. Allora, vedi, se qui è 0 e qui è 80, 30 potrebbe essere più o meno qua. Cioè, che effetto ti fa posizionarti su questo, in questo punto della linea della vita? Che riflessioni fai? Cazzo, che è passato un bel po' di tempo. E ce n'è un altro tot. Solo che non percepisco il tempo rimanente arrivando fino agli 80. Un po' meno, un po' prima. Cazzo, sono veramente pochi. Queste sono, no, sono persone che hanno giocato le loro linee della vita, che hanno giocato i loro 86.400 secondi. Chi più, chi meno. Però, insomma, chi meglio, chi peggio. Poi adesso la palla sta a noi, ora. E poi magari un domani qualcun altro verrà a fare dei video qua e guarderà le nostre tombe e farà delle riflessioni simili. Le vedrà dal metaverso. Dal metaverso? Con i visori. Cazzo, magari ci saranno le tombe col touchscreen, no? Qua mi devi ancora due incontri, tra l'altro. Con oggi tre. Cioè, te vieni qua, fai quello che vuoi, quando sei giù vieni, mi chiami. Dai, che ti fa stare bene raccontarmi queste stronzate. Io lo faccio per te. Parlare col doc mi ha fatto bene. La vita, la morte, il tempo, i rimpianti, gli psicologi disfano e mettono ordine di nuovo. Beh, ho preso una grande decisione. Ma almeno ne hai parlato con Gigi. Se l'hai davvero fatto ti mando a fare. Acquistare online la barca col nome più figo che trovassi senza nemmeno vederla dal vivo e portarla fino in Sicilia per rimetterla in sesto. Non vuoi rotture di coglioni, non c'hai una fidanzata, non c'hai un cane, non vuoi manco una casa, ma ti stai per prendere st'impegno enorme. Comprata! Cioè, enorme. Non so se te ne rendi conto. Ti rendi conto che mi hai detto che la tua barca hanno impiegato 10 mesi per metterla in acqua e Pampero in 2 settimane è pronta? Sì, è pronta più la cazzo di cane però.
Chiaramente non ho idea di come si navighi una barca bella da 10 metri e mi confondo ancora tra prua e poppa. Quindi Francesco era al settimo cielo nell'aiutarmi a portarla a casa. Tu non lo stai ancora capendo, poi sono tutti rischi. Sarà un viaggio clamoroso. Inizia una grande avventura. Inizia una grande avventura. Portiamo Pomper a casa. Ce la faremo, dai. Il fatto che Pampero galleggiasse per me era già un ottimo inizio. Io sto andando a destra, ma lui mi va a sinistra. Esatto. E io ti ho detto, se vado a destra, bro, mi fai diventare pazzo. No, prima avevi fatto bene, mo stai cambiando. Allora adesso, se voglio tornare verso 200, devo andare a destra o a devi sinistra? Devi andare a sinistra. Ok, quindi è al contrario. Però sto andando a sinistra. A sinistra. No, ma sei scemo, questa è destra. Mi fai diventare ma devi matto. Andare a sinistra, ti sto dicendo. Ok, però col timone devo andare a destra. Ma non lo sai che è inverso, cazzo, questo? Non lo sai che il timone è no, inverso? No, dimmelo, è inverso, ma che ne ma so? Ma che cazzo dici che... Hai capito veramente una cosa? Spiegamelo, però. Allora, ma io ti voglio spiegare le cose, ma è possibile che ancora non hai capito che se la barra va a sinistra, la barca va a destra, a dritta? Cazzo! E il problema è che sono troppo ottimista. Allora, né di navigazione non ci capisco una mazza. Questa barra muove un timone. Quindi forse Francesco si era un po' infastidito. Magari non ci capivamo per colpa di quella terminologia tecnica. Il motore ha iniziato poi a far rumori strani e in effetti stava perdendo pezzi. Nella lista delle cose da fare prima della partenza che mi ha scritto Francesco c'erano gli attrezzi da comprare. Li ho dimenticati. Ok. Ci separavano dalla meta 300 miglia circa. Il vento era perennemente contrario, anzi, bolina stretta per far felice Francesco sulla terminologia. E alla velocità di 4 nodi e mezzo sarebbero state 70 ore di navigazione filate. Poi è arrivata la notte e il colpo di scena. Sta entrando un po' di acqua salata. Non è tanta. Forse stavamo per affondare. Nella lista delle cose da fare prima della partenza dovevo anche chiamare un meccanico. Riesci a farlo entro la prossima settimana? E tu mi hai detto sì. Il motore sì, ma se mi sto trovando che sto mettendo il piede, ma fanno qua, chiamati un altro meccanico. Se ne devo fare io una barchetta, gli ho detto sì, te lo sto facendo per favore, ma io lo so, ciao. Quello che questo qua mi ha bidonato il giorno prima della partenza e non c'era tempo per trovarne un altro. Siamo andati avanti tutta la notte a tirar via l'acqua con le spugne e i secchi. Quando non capisci un cazzo è sempre tutto sotto controllo. Prego, capitano Mallore. Non abbiamo l'accendino. Siamo davvero così coglioni. Perfetto, digiuno. Il viaggio comunque procedeva bene. Molto soddisfatto dell'acquisto. Italia! 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 Documenti a bordo? Sì! Siamo stati pure controllati dalla guardia di finanza a cui ho spiegato che la barca è intestata alla mia società perché il mio lavoro è far video su YouTube. Ciao. Insomma, si è creato il solito imbarazzo per cui ogni tanto mi faccio delle domande su cosa cazzo sto facendo della mia vita a 30 anni suonati. E per le ultime 100 miglia non è successo un granché. Ogni tanto il vento ci aiutava, il mare era una merda, abbiamo ballato la samba fino a stordirci e siamo arrivati a destinazione. E questa è la storia di come sono arrivato fino a qua. Emma, se la tua vita fosse un viaggio, che tipo di viaggio sarebbe? Oh Doc, ce l'ho. Mi sento su una barca a vela comprata d'impulso, che vista da abbastanza lontano sembra anche in buone condizioni. Da vicino invece è un colabrodo. So che posso affondare da un momento all'altro, ma me ne fotto. Ognuno di noi sta navigando in questo viaggio chiamato vita. Però io invece sto andando a cazzo. Sono un disastro con gli sport, con i rapporti umani, un po' con qualunque cosa, ma ho una voglia matta di tappare questi buchi e rimettermi in sesto. E il tuo di viaggio?